convenza il capitano, il Catania sbanca il Ceravolo e vola in semifinale di Coppa. Catanzaro-Catania chiudeva un anno solare calcistico da dimenticare, ma al contempo avrebbe potuto cambiare la stagione sportiva corrente e così è stato. La sfida del Ceravolo, valida per i quarti di finale di Coppa Serie C, obiettivo dichiarato da Cristiano Lucarelli, ha verificato quella che è la strana tendenza della squadra rossa-azzurra. Zoppicante in campionato, muscolosa in Coppa. Non ci sono Di Piazza e Lodi, al loro posto giocano Curiale davanti e Dall'Olio in mediana. I rossazzurri del primo tempo sono però una formazione del tutto diversa da quella vista proprio al Ceravolo qualche settimana fa. Aggressiva, motivata, incline ad offendere ed effettivamente tutte le occasioni dei primi 45 minuti sono di matrice rossazzurra. Manca la lucidità, ma Lucarelli intravede la possibilità di fare bottino pieno. Il peso della posta in palio si sente soprattutto nella seconda metà di gara, quando emerge lo spirito operaio del nucleo rossazzurro. Silvestri cicca di testa sugli sviluppi di corner, poi allo scoccare del minuto 75 ecco l'acuto decisivo. Da una punizione di Sarno nasce una carambola in area che finisce dritta sui piedi di Marco Biagianti, al posto giusto e al momento giusto per infilare Di Gennaro e siglare il gol vittoria. È la prima gioia stagionale del capitano, resa speciale dalla dedica alla piccola Marta Zoe. Gli ultimi minuti ed il corposo recupero sono molto indicativi per il carattere e per avvalorare la grandissima prova della catena difensiva, Martinez compreso. Il Catania di Coppa gira bene e, complice lo slittamento di campionato, chiude il 2019 vincendo, con l'augurio di ricevere, in attesa del nuovo anno, importanti e piacevoli novità dall'esterno.